Buonasera a tutti, benvenuti. Responsabilità. Il dottor Golinelli decide a un tratto del proprio percorso di restituire parte della propria fortuna alla società. Visione. La visione di questa restituzione prevede che educazione e cultura implicano sviluppo, ancorché sviluppo sostenibile. Ecco, lo sviluppo è dato dalla coesione sociale e dall'innovazione. Educazione e cultura danno partecipazione democratica, danno coesione sociale e dall'altro generano innovazione. Coesione e innovazione ci danno sviluppo. Per redistribuzione, non solo Golinelli ridistribuisce, ma decide di predistribuire. Cosa significa? Significa investire risorse preziose in attività di educazione dei giovani, quando le menti sono ancora aperte e in grado di maggiormente apprendere e di crescere culturalmente, pensando all'educazione e cultura come parte integrante del welfare. 12 milioni di euro di investimento complessivo, un luogo che sarà rivolto a 150.000 presenze all'anno. È un luogo del fare, opus facere. Questa opera parla da sola, parlerà tanto alla nostra città e sono sicuro parlerà all'Europa e al mondo. Si afferma un'idea forte di città anche dal punto di vista urbanistico. In questa zona è nato un processo di riqualificazione urbana, c'è vicino una grande area, quella dei Prati di Caprara, che stiamo inserendo in piani di valorizzazione, che ci consegnerà un parco più grande dei Giardini Margherita e con residenze e servizi vicino all'alta velocità e all'aeroporto. La vocazione, come diceva benissimo il sindaco, di una città, Bologna, città oggi metropolitana peraltro, di una regione, l'Emilia-Romagna, di cui Bologna è il perno, l'hub, come lo definisco sempre, la porta d'ingresso, che vuole essere una regione sempre più europea, una regione che parla sempre più al mondo. Venite e vedete la differenza che c'è tra le chiacchiere e i progetti, tra il dire e il fare, tra il promettere e il mantenere. Questo miracolo che coniuga di arse, di ingegno, di tecniche, di creatività e di immaginazione. Patrimonio materiale e immateriale lasciato dalle generazioni che sono venute prima di noi, unico al mondo, che ci invidia tutto il mondo, che dobbiamo tutelare. Questo richiede energie intellettuali, risorse materiali, è giustissimo farlo, ma abbiamo per troppo tempo immaginato che questo fosse un lavoro esclusivo e che quindi l'Italia, dovendo concentrarsi su questo, non avesse lo spazio che hanno invece dedicato altri paesi, altre economie, altre società a fare un investimento sul presente, sul contemporaneo, sui talenti. Invece su questo siamo straordinariamente forti. Oggi si realizza un sogno che dura da 26 anni, il futuro della Fondazione 2065. Sembra quasi una cosa impossibile, ma noi dobbiamo avere la capacità di andare oltre alla nostra esistenza. Dobbiamo sempre chiederci un perché, qual è il ruolo che noi dobbiamo avere nella nostra vita, come imprenditori, come qualsiasi persona. Vorrei quasi finire con uno slogan in risposta al ministro Franceschini. È lo slogan di un signore di 95 anni e che dice, penso, abbiate fiducia nei giovani. Siamo noi responsabili nei giovani e dare a loro quel bagaglio di conoscenza, di cultura, anche dei valori etici della responsabilità e anche la possibilità di poter vivere con un concetto veramente di democrazia, di libertà e di felicità. Io desidero passare ancora i miei anni con i giovani perché si riflette quello che è la mia medicina.